46esima saga delle ciliegie di Chiusa Sclafani. Come si arriva così a questa longevità di sagre? Ma sicuramente lo si arriva per la bontà del prodotto. Abbiamo parlato col professore Venturella stamattina, che è durante un convegno che abbiamo fatto sulla ciliegicoltura, che Chiusa Sclafani, così come una zona del Catanese, è una delle poche zone vocate per la ciliegia. La lungimiranza di amministratori della Proloco, che 70 anni fa partirono con la prima edizione, e la bontà del prodotto sicuramente fa sì che questo sia una delle sagre più antiche, ma sicuramente uno dei prodotti più buoni che abbiamo in Sicilia. E lo manifesta il fatto che quando andiamo per, fatemi parlare un po' anche qualche ringraziamento, quando andiamo per chiedere dei contributi per fare la sagra, riusciamo direi quasi con facilità, che in questi tempi è una cosa molto difficile, ad avere dei contributi. Lo fa l'assessorato all'agricoltura, lo fa l'assessorato al turismo, e pensate un po', anche l'Unicredit riesce a dare, il presidente dell'assemblea regionale, perché la lungimiranza di questo prodotto, la bontà di questo prodotto, le offerte di questo territorio fanno sì che anche altri credono in quello su cui noi quotidianamente combattiamo, e ci dà orgoglio e ci dà sicuramente, come dire, il cipunzecchia a proseguire per il futuro su questa strada. Girando un po' per la Sicilia, ci sono ormai dei camion che mettono dei cartelloni dove c'è messo Cirasa di Chiusa, tra l'altro con un prezzo che spesse volte è fortemente concorrenziale rispetto alla produzione locale. Cosa pensate di fare per risolvere questo problema? E allora, noi già da subito ci siamo attivati, abbiamo dato incarico al dottore Perricone, che, essendo anche lui un chiusese, quindi questo mi preme sottolinearla per l'affetto in fondo che le persone di Chiusa hanno per il nostro territorio, abbiamo dato mandato come amministrazione comunale di redigere un IGP sulla ciliegia di Chiusa, e abbiamo invitato i produttori, i coltivatori a fare le associazioni, a fare il consorzio, in modo che tutto il lavoro che noi come politica in questo momento abbiamo fatto affinché si riuscisse ad avere il marchio ciliegia di Chiusa Sclafani possa andare avanti, e quindi riuscire a concentrare su un'associazione di produttori, su un consorzio, quella che è la ciliegia di Chiusa, e dare a loro, e avere così loro la possibilità di vendere il prodotto con un'esclusiva con il marchio della ciliegia di Chiusa, e quindi influire sicuramente sul prezzo, che è la cosa forse oggi più affligge la produzione, perché i commercianti che vengono, diciamo, che non riescono ad approfittare dei propri produttori, perché oltre alle grosse aziende a Chiusa tradizione che ogni persona abbia i 10 alberi di olive, e che riesce a vendere a quei commercianti che senza scrupolo impongono il prezzo. Le manifestazioni a corredo della sagra. E allora, per quanto riguarda le manifestazioni, diciamo che oggi stamattina abbiamo avuto un incontro sulla ciliegicoltura con personale dell'assessorato agricoltura, abbiamo avuto con il professore Venturella, personale della SOAT, oltre al dottore Perricone, abbiamo fatto questa manifestazione sulla ciliegicoltura. Oggi pomeriggio abbiamo presentato l'ennesimo libro di un artista chiusese, attribuiamo il premio ciliegia d'oro ai chiusesi che si distinguono per le loro attività sia culturale e comunque politica, comunque sia sul panorama nazionale e internazionale. Abbiamo dato il premio ciliegia d'oro quest'anno a Padre Liberto, che è il direttore medico del coro della Cappella Sistina, e domani proseguiamo con la banda musicale per le vie del paese, i tamburinari di Corleone, che faranno un giro per paese, il Fiat 500 che verranno a trovarci, artisti di strada tutto il giorno, e sia stasera che domani sera avremo in Piazza Castello uno spettacolo musicale. Allora, auguri e buon lavoro, buona sagra. Grazie a voi per essere sempre presenti, per far sì che le nostre proposte possano arrivare sul territorio. Sesima sagra delle ciliegie di Chiusa Sclafani. Siamo un po' con l'animatore di questa manifestazione, che è Nicola Colletti. Nicola, come sta andando la sagra? Penso che la sagra stia andando abbastanza bene. Quest'anno l'abbiamo divisa nelle due giornate, il sabato e la domenica. E il sabato abbiamo pensato di fare un po' di spettacoli, la vendita di prodotti tipici, per poi concentrarci, diciamo, la domenica con la consegna della nostra ciliegia cappuccia. Il prezzo della ciliegia? Allora, il prezzo praticamente va intorno ai 2 euro. C'è qualche commerciante che cerca di abbassare un po' il prezzo, intorno a 1,80, 1,70, ma diciamo, siamo intorno a 2 euro. Le varietà, quelle più richieste?
Allora, la varietà, diciamo, quella che noi cerchiamo sempre di valorizzare e portare avanti è la nostra cappuccia. Chiaramente c'è qualche commerciante che sta proponendo qualche altra varietà nuova, ma pensiamo sempre noi di portare avanti la nostra cappuccia, che è poi il nostro prodotto tipico, è quello che ci ha fatto, diciamo, ha portato la saga delle ciliegie a quello che è oggi. Quale futuro per la ciliegia di Chiusa? Allora, il futuro penso che possa essere più che roseo, perché molta più gente oggi produce ciliegia e ciliegia di Chiusa, e vedo che anche i mercati di fuori, l'altro giorno io mi trovavo a Sciacca, dico, per vanto vedevo ciliegia di Chiusa. Questo per noi è un grosso vanto, perché vuol dire che è un nome che già va e che e viene apprezzato. Ma dipende essenzialmente anche questo abbassamento di prezzo, perché poi parliamo di un prodotto di qualità, dall'immissione di ciliegia che viene ad esempio dalle Puglie, che ne ho visto in Cile tantissimo, che naturalmente dal punto di vista qualitativo è molto lontano rispetto a quella chiusese. Quanto può incidere questo? Questo incide molto, perché chiaramente da fuori nei mercati c'è molta ciliegia dalla Puglia, e stamattina mi dicevano che addirittura commercianti della Puglia già commercializzavano pure ciliegia che viene dalla Spagna e dalle altre parti, e si parlava addirittura di prezzi di 30, 40, 50 centesimi. Perciò immaginate voi se non, se non influisce, influisce parecchio. Come la distinguiamo noi la ciliegia di Chiusa? Allora, la ciliegia di Chiusa è abbastanza distinguibile, perché oltre al suo colore rosso vivo, ha diciamo, quel gusto particolare, diciamo quel gusto un po' acido, ed è poi un durone, è una ciliegia abbastanza dura, la cosiddetta caddusa, diciamo. E questa è abbastanza caratteristica. Allora andiamo a... Allora, dicevo, chi praticamente... non conosce, cioè, chi non conosce la ciliegia di Chiusa, basta assaggiare la cappuccia e già si vede che è tutta un'altra cosa rispetto alle altre varietà di ciliegie. E allora andiamoci a gustare queste meravigliose ciliegie. Andiamo, sì, andiamo a gustarne. Ma vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi salverà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombra nell'anima. Alla notte dei lupi e dagli assassini, l'amore mi salverà. Alla fine del mondo ti porterà, mondo per tutto oramai. La 46esima sagra di Chiusa Sclafra della ciliegia, e troviamo una sorpresa, abbiamo Giuseppe Marchese. Che cosa fai tu come... Io sono un produttore di grani antichi, una cui poi ho fatto la trasformazione per la pasta. Che tipo di grani coltivi? Al momento coltivo Tumminia, Perciasacchi e Senatore Cappello. Ma come sei arrivato a questa tua scelta di coltivare grani antichi? La scelta è stata l'entusiasmo di una cosa antica che i nostri nonni facevano, per cui la cosa mi entusiasmo per questo, per cui l'amore per la terra, per la natura, ho fatto questa pasta, sperando che la gente apprezzi il biologico, così via, e cose di una volta che mangiavano i nostri nonni. Quindi grani antichi, per ogni grana antica un tipo di pasta? Sì. Ad esempio c'è una qualche cosa, una specialità particolare, ad esempio il Perciasacchi, che tipo di pasta fai? Ma i Perciasacchi al momento facciamo le fettuccine, le busiate, gli spaghetti, e poi si possono fare altre cose pure, la pizza integrale con la farina, insomma. Senti, i prezzi come oscillano? I prezzi al momento sono altini, perché parliamo di un prodotto biologico, per cui sono la trasformazione al suo costo, parliamo sui 7 euro al chilo al momento. 7 euro al chilo, sì. Quindi riesce a venderla tranquillamente? Sì, la gente che è interessata al biologico sa cosa mangia e la preferisce. Ho capito, e il futuro quale sarà? Il futuro, io spero di avere un futuro che tutti incominciano a mangiare tutta questa pasta, non questi grani antichi, così magari, non lo so, mangiamo bene tutti, sappiamo cosa mangiamo.
per questo. Almeno mangiamo, sappiamo cosa mangiamo.